Per avere spostamento, una modalità tra i turisti che sono sulla costa adriatica per poi venire a vedere la nostra città. È poco, è niente, ma è il primo passo e questo l'amministrazione l'ha fatto. Un vero rilancio dell'attività commerciale l'amministrazione passata non l'ha fatta mai. Parlo delle piccole negozi, piccole attività commerciali, dove per la prima volta si comincia a parlare di spazio esterno per chi vuole avere i dehors o quant'altro per avere l'attività lungo la strada per le proprie attività, cosa che non è stata fatta mai prima. E questo a voi vi sembra poco? A me mi pare abbastanza per il primo anno. Poi forse più avanti mi rimangerò tutto quello che ho detto fino adesso, ma è un dato di fatto. In pratica sono stati ripianati 3 milioni di euro di deficit in questo anno e non devo dare spalla e appoggio a nessuno, che sicuramente il sindaco sarà più bravo di me per dire i numeri, per parlare i numeri. Io non sono un commercialista e non faccio nemmeno un ragioniere. Quello che sono fortemente critico però, perché non è tutto bene, tutto bravo, tutto bello, tutto rosso, tutto giallo, insomma non è un arcobaleno della pace, io quello che sono fortemente critico invece è su quello che è stata gestita la mensa, le mense scolastiche, che non avrei fatto niente di tutto quello che è stato fatto fino adesso. Le avrei sicuramente mantenute come punti di cottura, l'avrei sicuramente dato in gestione e mantenere i posti di lavoro il più possibile, perché dobbiamo arrivare fuori dalla crisi, se ci sarà la possibilità, con i motori al minimo, mantenendo la massima occupazione per quello che era possibile, per quello che sarà possibile. Questo l'ho detto più volte e questo lo ribadisco anche oggi. Io credo che sarebbe stato giusto e opportuno esternalizzare mantenendo le cucine per quello che era possibile. È stato fatto un altro percorso, è stata fatta un'altra scelta, l'amministrazione ha scelto, la maggioranza ha votato, ne prendo atto, ho perso, ma non mi arrendo, perché vedremo nel prossimo tempo chi su questo aveva ragione. Sicché sono obiettivo e sicuramente coerente con quello che ho fatto prima, adesso, e cercherò di fare il massimo della mia coerenza anche in futuro, per quello che mi sarà possibile. E non mi vergogno di niente, sicché lo dico, pane pane, vino al vino, è così purtroppo, consigliere Manasca, io sono fatto così, pane pane, vino al vino. Pertanto, ecco, sul punto mense, che io sono stato fortemente critico e continuo ad esserlo, e non credo che ci sarà tutto quel grande risparmio, che non è poi il punto quello. Il punto secondo me è quello di garantire sempre e comunque in assoluto il massimo controllo. Il massimo controllo lo può fare soltanto la persona che vive all'interno dell'amministrazione in quanto ente pubblico, e io sono convinto di questo, e con questo lo dico Santinelli, senza, anche lei senza ha finito abbondantemente il tempo. Concludo, Presidente, concludo, sto concludendo, mi scusi Presidente. Lo sto dicendo perché l'unico modo per essere sicuri che l'alimentazione di un bambino, di una persona, ma proprio parliamo di bambini, sì, che è ancora più forte la situazione, sia quella di un ente pubblico attento anche nell'acquisto delle rate alimentari. Su questo io sono critico, non più di quello quanto il costo, perché io sono uno comunque che paga la bellezza di 600 euro ogni due mesi per due bambini che ho tutti e due a scuola materna, e non mi sono mai lamentato sul costo, non perché ho soldi da buttare via, perché comunque mi rendo conto che c'è un costo a tutto quello che serve per mantenere la salute di un bambino, di un essere umano, un bambino, chiunque, insomma, che questo vale anche magari per la casa di riposo, non è che voglio dire che poi l'attenzione deve essere bassa per altre cose. Concludo, Presidente, con il dire che comunque, malgrado questo punto per me dolente, io sono comunque favorevole a dare la massima fiducia al sindaco Baci per il grande lavoro che ha fatto sulla questione bilancio, perché non è facile in un anno reeditare una città come Iesi nelle condizioni economiche, ma che è anche dovuto senz'altro alla crisi economica, ma anche al fatto di una gestione fatta di poca lungimiranza, o stavo per dire un altro termine ma me lo tengo per me. E comunque il mio voto a questa, tengo a dirlo perché comunque avevo intenzione
di dirlo forte che contesto certi passaggi, ma ne apprezzo tantissimi, e quelli che apprezzo sono molto di più di quel, purtroppo, di quello che io non apprezzo, ovvero sia il passaggio sulle mense scolastiche. Il mio voto sarà favorevole a questa, a questo bilancio. Grazie consigliere Santinelli. Consigliere Gianangeli, a facoltà. Sì, allora, molte cose sono state già dette anche da consigliere Amancio, consigliere Olivi. Sì, alcuni flash. Uno è sulla questione delle opere pubbliche, no? Non è ben chiara che idea c'è di città. Non so perché non l'avete comunicata bene, oppure non si capisce che idea, non si capisce a che titolo si metta la sistemazione dei piani viabili, dei marciapiedi, dell'impianto di videosorveglianza o dopo della realizzazione dell'impianto di risalita. Io col sindaco, anche in commissione, ci eravamo un attimo confrontati, non si capisce tutte queste idee dei parcheggi. Cioè, qua abbiamo due parcheggi praticamente in centro che sono praticamente sempre vuoti, sempre vuoti. Qua si parla di costruirne altri tre intorno al centro. Non è chiara l'idea delle priorità, che cosa si voleva con tutti poi i relativi impianti di risalita, qual è l'idea di città. E poi su questa cosa non è perché si vuole dare conto, cioè assolutamente è una cosa di criticità, non si capisce perché si fanno altri quattro parcheggi sostanzialmente, perché c'è pure quella a Porta Valle che, se mi dicono bene, addirittura è previsto proprio che tabula rasa sul piazzale, togliere quelle poche piante che stanno lì, toglie tutto per fare un altro parcheggio, più parcheggio interrato, più parcheggio a via San Francesco, più parcheggio via Papa Giovanni. Cioè, per fare cosa? E quando noi abbiamo il Mercantini, 300 posti, pare che è sempre vuoto. L'altro Iesi Park, quello privato che sta un po' più avanti, ok, è privato, ma pure quello è sempre vuoto. Sulla base di quali esigenze viene fatta questa scelta? E viene messa prima della manutenzione, per esempio, dei marciapiedi, che è urgente, basta avere un figlio con una carrozzina per andare in giro e si rende conto come siamo messi. Ecco, su queste cose qua, secondo noi, forse sarebbe il caso di creare, e questo è uno spunto che do, no? Di dare dei meccanismi che consentono anche ai cittadini. Ci sono 100.000 euro, 200.000 euro per il quartiere Prato da spendere, decidono i cittadini se investirli sulla scuola materna oppure se farci la rotatoria o se farci l'illuminazione nuova. Queste sono metodologie che si possono fare, si possono creare, no? Anche di non solo di partecipazione, ma di, ne chiamo un po' di più, proprio di scelta, aiutare le amministrazioni nelle scelte. Su questo possiamo anche lavorare a fare una mozione insieme, perché forse dare un indirizzo come Consiglio Comunale potrebbe anche favorire questa cosa. Un flash sul tempio crematorio: mi hanno detto che c'è un articolo sul giornale. Mi sembra come quando si butta la palla in mezzo a un asilo, che tutti i bambini vanno a prendere la palla. Ho fatto un post su Facebook, oggi è andato sul giornale, è una roba. Vabbè, con il sindaco ci eravamo confrontati in commissione. Ritengo che sia un'opera inutile e un'opera che potrebbe anche portare delle problematiche. Ci sono delle ARPA che dicono che ci sono dei problemi addirittura legati alla diossina. Per cui penso che non si farà, ma mi auguro che non si faccia, e poi eventualmente ci confronteremo nel merito. Non voglio dire altro. L'altra questione che volevo dire invece riguarda le alienazioni. Il piano delle alienazioni. Sulle alienazioni ci sono delle. Io ho fatto un confronto con la delibera di giunta, se mi ricordo bene, era di gennaio dell'anno scorso. La vecchia amministrazione aveva previsto un piano di alienazioni e c'erano alcuni immobili che erano già previsti alienabili. No? E che vengono riproposti questa volta però con delle variazioni di valore, e quindi volevo chiedere perché. Ad esempio, faccio un paio di esempi: la cantina di Via Valle, che qua vedo da alienare nel 2013, era stimata a 33.600 euro, oggi si stima a 16.600, cioè non è che si sono sbagliati da poco. Ho capito la svalutazione degli immobili e il mercato immobiliare, ma allora diciamo che era molto gonfiata prima. Vorrei capire da ultimo arrivato nel consiglio, vorrei capire come cavolo funziona come cavolo funzionava ste cose. Altra questione, ad esempio, l'area di via Rosini era stimata 8.700, oggi è stimata al doppio, 15.000, quindi compensiamo, prima si calava, adesso si aumenta.
da profano, diciamo, da cittadino che legge queste cose, qualche domanda me la faccio, e se qualcuno può dare qualche risposta sarei contento. Poi altra questione di cui volevo parlare è vedo l'alienazione di 9 alloggi di emergenza. Non so se ho letto, se ho capito bene, è vero, vengono conferiti all'ERAP, quindi sono case popolari, però non è proprio uguale, non è proprio uguale averli all'ERAP e averli a disponibilità come alloggi di emergenza. Capisco che gli alloggi di emergenza costano per le manutenzioni, capisco che possono creare delle criticità, però cavoli, sono gli alloggi di emergenza, sono quelli che quando una persona in difficoltà estrema bussa all'assessorato, bussa al sindaco, così gli si può dare. Io non so, magari sarebbero scelte, io non ne condivido, poi magari se magari mi spiegate perché, magari cambio anche idea, senza problemi, io non mi sento condividerla. Volevo chiedere riguardo all'edificio, qui è prevista un'alienazione nel 2015 degli uffici comunali che stanno nell'edificio di Piazza Spontini, se leggo bene, per una cifra consistente di 880.000 euro, sono uffici comunali, quindi siccome ho visto che la pianta organica non viene diminuita, anzi mi sembra che ci siano, vengono diminuiti i costi, questo sì. Volevo capire, magari sicuramente c'è una spiegazione, però vorrei capire questa alienazione di uffici comunali, se poi allora è prevista una nuova sede, perché si è parlato anche di quello, che si è parlato di una nuova sede, mi auguro di no, perché non penso che abbiamo soldi da buttare via, non lo so. E infine l'ultima cosa riguarda un po' alcune questioni, questo a me dispiace molto perché presenteremo un documento postumo perché non si è potuto fare prima. Io sono certo che su alcune, come ha detto prima il consigliere Olivi, no? Alcuni numeri che non ci tornano, parlando con più calma anche con dirigenti si potrebbe chiarire, però allo stato attuale noi, grazie a un gruppo di cittadini che si è messo a lavorare sul bilancio, abbiamo formulato alcune idee, alcune osservazioni, chiamiamole così, no? Ci sarebbe piaciuto avere tempo di poter interagire con gli uffici, anche con il dottor Della Bella. Purtroppo questo tempo non c'è stato perché questo malloppo di roba ci è arrivato 10 giorni fa, è stato girato a un gruppo di cittadini, hanno fatto quello che è possibile, ma poi non c'è stato tempo di interagire. Ad esempio, faccio un paio di esempi, nel parere revisori al bilancio, all'entrata prevista per gli asili nido è contabilizzata una cifra di 480.091 euro, però nel dettaglio previsionale è contabilizzato 320.000 euro, sicuramente c'è una spiegazione, però vorremmo capire qual è questa spiegazione, perché è la stessa voce. Idem per le spese, sempre sul parere revisori, per le spese relative agli asili nido è previsto 1.594.000 euro nel parere revisori e invece nel dettaglio previsionale di 1.600.000. Questo è un esempio. Oppure, non so, potremmo fare altri esempi, ma adesso non presenteremo un documento. L'ultima cosa riguardo le multe. Le multe sono state accertate nel 2011 e nel 2012, si aggiravano attorno a una cifra, se mi ricordo bene, di 500.000 euro, forse è stato già detto, non mi ricordo. Qua si stima in previsionale 900.000 euro, cioè è un aumento pazzesco, quasi il doppio, no? Vorremmo sapere sulla base di che cosa si riesce a stimare oggi, poi sulla base di che cosa si riesce a stimare oggi un aumento di quasi il doppio. Idem per gli oneri di urbanizzazione, abbiamo votato due pratiche negli ultimi due consigli, cercando di incentivare un po', riducendo le tariffe, no? Ce le ricordiamo tutte, no? Ma io mi ricordo, è previsto 1.000.000 e non mi ricordo quanti, ce l'ho segnato, di oneri di contributi di permesso a costruire nel bilancio nel previsionale 2013 è prevista una cifra di 2.532.000 come contributi permessi a costruire. Sto leggendo, penso che sia corretto questo, ma io mi ricordo che è stato detto all'ultimo consiglio che ad oggi non c'è niente di permessi a costruire, cioè non ci sono neanche domande, non ci sono più, tant'è vero che aveva fatto quelle due delibere proprio per cercare di incentivare. Non so se a maggio, se diciamo ad aprile non c'era niente, addirittura si parlava di permessi a costruire non ritirati ad aprile. Vorrei sapere come si